Grazie, prego. Il direttore generale di AGSM, Gianpietro Cingolini, prego. È del 1898 che AGSM accompagna Verona nella crescita. Siamo partiti facendo i primi impianti di produzione di energia elettrica, il canale Camussoni, abbiamo innervato la città di acqua e di energia, poi abbiamo riscaldato le case, poi abbiamo fatto illuminazione. Quando ho cominciato AGSM l'illuminazione era ancora con gli stoppini ad olio, oggi siamo ai LED. Abbiamo accompagnato la città momento per momento, crescita per crescita. Poi abbiamo cercato di coinvolgere la città in manifestazioni portando le nostre utilità a livello sociale ed economico. Adesso facciamo un cambio di passo. Adesso AGSM vuole portare un contributo alla cultura di Verona. Ecco perché abbiamo cambiato il passo dopo aver fatto la squadra di calcio, dopo aver fatto le associazioni sportive, le associazioni di volontariato, adesso puntiamo sulla cultura. Cercheremo di dare un passo diverso alla città ed è per questo che abbiamo invitato il professor Lutwak, che è membro e componente consulente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che è economista, sociopolitico, che ha una visione a volte provocatoria, ma certamente molto incisiva e molto realistica dello stato attuale. Ci spiegherà non solo che cosa è successo a Parigi il 13 novembre, ma perché forse è successo, perché questo è quello che ci manca. Tutto il resto sono letture che abbiamo dai media e che sono trasposizioni più o meno strumentali a farci percepire una forma di realtà. Quindi non voglio dilungarmi oltre, vi ringrazio per la presenza perché la vostra presenza ci dice che abbiamo preso la strada giusta e questo per noi è una soddisfazione. Grazie al professor Lutwak e grazie anche al dottor Zwirner che ci accompagnerà nelle interviste. Grazie a voi. Lutwak è reduce da dei summit ad altissimo livello, giusto, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, che lo hanno rafforzato, se non ho capito male, della convinzione che oggi la prima emergenza sia l'andamento, il cattivo andamento dell'economia globale, che evidentemente ha inevitabilmente una ricaduta anche sui nostri territori. Questa è la prima emergenza, prima ancora del conflitto col mondo islamico, prima ancora della minaccia del terrorismo. Oggi la prima emergenza è l'economia, giusto? Sì, appunto, ma diciamo una specie di scoperta. Cioè è da molti anni che il mondo intorno all'Europa comincia a capire che le cose non funzionano in Europa. Cioè gli europei hanno fatto questo grande mercato comune che ha fatto un enorme salto avanti. Poi hanno voluto costruire sotto questo mercato comune una struttura governativa, la quale evidentemente non funziona. Dico evidentemente perché la Svizzera, nel cuore dell'Europa, che è fuori dall'Europa, va benissimo. L'Inghilterra, che è mezzo fuori, va molto meglio del resto dell'Europa. I danesi, che sono un quarto fuori, vanno meglio degli altri. E i svedesi pure. Quindi è un club dove più sei fuori, se sei fuori dall'edificio, sei in strada, stai molto meglio come essere dentro del cerchio. Allora le cose continuano così da anni, però a livello politico, in questi stati membri prigionieri di questo sistema, tutti vogliono riaffermarsi in questo sistema, cioè vogliono rivalidarsi, invece di capire che la via è uscita.